non abbiamo visto effetti collaterali, anzi, comunque quello che abbiamo visto è un fatto positivo, cioè questi animali che facevano la trombosi, quando erano trattati con il farmaco che inibiva la trombosi, stavano meglio, si erano molto più attivi, quindi è un dato molto interessante che non abbiamo pubblicato. Allora, noi abbiamo usato delle tecniche di biologia molecolare attraverso le quali abbiamo dimostrato che in più del 30% dei soggetti con infarto è presente il DNA delle Escherichia coli nel circolo. In base a studi che avevamo fatto già precedentemente, nel quale avevamo dimostrato che questi batteri possono provocare l'aggregazione delle piastrine, che poi sono quelle responsabili del trombo, siamo andati a vedere se le Escherichia coli in un modello sperimentale di trombosi aumentasse la trombosi. Quindi abbiamo prima visto che l'Escherichia coli era concentrata nel trombo, poi in un secondo momento abbiamo iniettato l'Escherichia coli nei topi e abbiamo visto che l'Escherichia coli aumenta la trombosi sperimentale. Allora, l'ipotesi che noi abbiamo fatto è che dall'intestino ci fosse una traslocazione batterica, che qui nella foto è indicata come LPS, nel circolo e andasse poi a livello delle colonarie che si possono rompere quando c'è una placca e aumentare la trombosi che è vista qui. Quindi la placca si rompe perché c'è un'aterosclerosi, le piastrine si aggregano, se c'è il batterio, se c'è l'EPS, questo fenomeno viene amplificato. Come può essere amplificato? Attraverso vari meccanismi. Quello che noi abbiamo identificato è il seguente, cioè che l'LPS, vedete qui, l'LPS attivi i leucociti a sua volta le piastrine si aggregano e quindi amplificano questo fenomeno di occlusione vasale dovuto sempre alla placca che si rompe. Allora, ci sono due possibilità finora note. La prima è il tipo di cibo. I batteri in fondo si nutrono di quello che noi mangiamo. E un meccanismo attraverso cui un batterio può passare dall'intestino alla circolazione è quando si assumono cibi particolarmente grassi. Questa è la prima possibilità. La co seconda possibilità che noi abbiamo scoperto in questo studio è che invece nei soggetti cardiopatici ci sia un'aumentata permeabilità intestinale. L'intestino è fatto a maglie molto strette. Se si allargano, i batteri, come le Escherichia coli, possono passare dall'intestino alla circolazione e quindi da qui al cuore. Allora, ci sono altri studi, uno in particolare è stato pubblicato 2 mesi fa da nostri colleghi che hanno visto che altri batteri, oltre alle Escherichia coli, sono presenti nel sangue di soggetti con infarto del miocardio. Quindi è possibile che non sia soltanto le Escherichia coli coinvolte in questo processo, ma che ce ne siano altri. Gli scenari che noi immaginiamo sono di due tipi. I nostri studi, quelli già fatti adesso, permettono già di immaginare l'uso di questo antidoto nella situazione acuta infartuale. L'altra invece è la prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione, un primo aspetto è la parte dietologica, per quello che le dicevo prima. L'altro aspetto è un vaccino, e cioè fare in modo che l'Escherichia coli, anche se presente in circolo, non faccia danni. Un disegno che noi stiamo immaginando e che ovviamente sarà implementato, spero, nel prossimo futuro. Non abbiamo visto effetti collaterali, anzi, comunque quello che abbiamo visto è un fatto positivo, cioè questi animali che facevano la trombosi, quando erano trattati con il farmaco che inibiva la trombosi, stavano meglio, si erano molto più attivi, quindi è un dato molto interessante che non abbiamo pubblicato.